Los Angeles non edizione dal 26 al 29 febbraio. Eh, sono molto felice di presentare qui un'attrice ma soprattutto una regista in questa occasione perché siamo molto contenti di avere il suo acclamato documentario Muir al Festival di Fimigita di Los Angeles, quindi lo vedrete. Eh, veramente benvenuta e complimenti a Cassia Smutniak. Grazie, grazie. Grazie, complimenti perché veramente alla festa del Cima di Roma ho avuto l'occasione di vederlo e, poi, e quindi partirei sicuramente da, dal tuo debutto alla regia con cui affronti un tema difficilissimo e att molto attuale purtroppo come quello dei migranti. Come è nata questa idea, questo progetto? Ma ehm, ecco, questo film è nato eh, da, non dalla mia voglia di passare da, dall'altra parte della macchina da presa eh, o misurarmi con la regia che in un certo punto per tanti attori è una conseguenza, una cosa quasi naturale, no e, ma proprio da una specie di mh, disperato bisogno di raccontare qualcosa che non, non voleva essere raccontato, che non doveva essere raccontato. E io mi sono resa conto che avevo in mano uno strumento preciso che è quello del racconto, di poter arrivare al pubblico. E, e l'unica maniera era, era questa e magari sarei capace eh, a farla, ecco, queste, queste erano le cose. Quindi per dare voce a chi non poteva e quindi hai dovuto, hai sentito la necessità. Sì, beh, ecco, questa era la cosa, diciamo, una spinta iniziale, e, e, ma in realtà questo, tutto questo viaggio, tutto questo passaggio eh, si è rivelato essere molto personale molto intimo. E, mh, io ho cominciato a farmi delle domande a quali non riuscivo a dare delle risposte, avevo una certa urgenza di ottenere queste risposte. E, tra l'altro nel film non cerco di... non ho ottenuto neanche una, però è stato, è stato un passaggio fondamentale anche nella mia vita privata, non solo quella lavorativa. E, mh, perché... Raccontare le storie, prendersi tutta la responsabilità e indagare su se stessi, che è quello che tra l'altro faccio da più di, di vent'anni, no? nel mio mestiere: cioè, gli attori eh, scavano dentro, si fanno delle domande, vanno sempre all'inizio di qualsiasi emozione. Um, poi però naturalmente è un, è un viaggio intimo che um, il film finale non rispecchia spesso, non, non ha bisogno neanche di rispecchiare, è una cosa personale, mentre qua eh, facendo delle scelte no? che riguardano cosa raccontare, come raccontare, come arrivare, allora per forza ti fai delle domande, chi sei, chi sono oggi, eh, dove voglio essere, chi, chi vorrei essere e, e così via. È stata, una cosa, è stata una scoperta per me, una grande scoperta. Durante la realizzazione di questo documentario, confrontandoti con, con l'umanità che c'era lì al confine tra Bielorussia e Polonia, ti ha colpito qualcosa in particolare della loro reazione o di, di quello che hai visto in loro? Um, guarda, io tra l'altro non racconto eh, i migrati, i rifugiati, è, è stata una scelta, io volevo raccontare qualcosa che... Eh, che è più vicina a noi, che riusciamo a comprendere noi. E, ecco, e la cosa che, che ho scoperto in tutto questo, in un viaggio difficile, ma dall'inizio alla fine, dove eh, sarebbe più logico, non lo so, un pensiero della perdita totale di certi valori, in realtà... Eh, Tramite le storie e i gesti, Gesta, gesti. eroici di, di certe persone, no? E, e mi sono ricreduta nell'essere umano. e Sarà che pochi riescono a mantenere, non lo so, una certa forza. E hanno ancora la forza. Però io da, dall'inizio, da quando... Sono nata, sento che tutto è stato ormai fatto, tutto è stato raccontato, le rivoluzioni sono state fatte, sono state fatte meglio, e i rivoluzionisti erano più sexy di quelli di oggi, ed erano più e lo facevano meglio e quando si scendeva in piazza lo si faceva alla grande e non ci sono più gli, gli eroi. No? E, e sono cresciuta con questa idea che tutto quello che, che è in avvenire sarà sempre meno, la terra è sempre più... Più brutta, no? eh, la globalizzazione è sempre è, è, è una sensazione che la generazione di prima non capisce e penso che la generazione di oggi percepisce molto fortemente. Eh, eh, ed ecco, io ho avuto la possibilità di, uh, di conoscere gli eroi che per me sono dei, degli eroi sono delle persone che semplicemente fanno dei, delle scelte molto precise e, e, e queste scelte sono mh, molto difficili ma molto semplici perché loro sono coerenti con quello che pensano e quello che, che sono e questo è già tantissimo oggi è molto difficile però secondo te in un mondo come dicevi tu globalizzato in cui l'intelligenza artificiale quasi minaccia un po' tutte le professioni, abbiamo forse perso la capacità di indignarci, nel senso che siamo così abituati a vedere cose negative o storie tristi che non riusciamo più a capire come reagire a quelle ingiustizie e il tuo film in qualche modo ci ha fatto riflettere su questo? Sì, è vero, siamo come se siamo addormentati, siamo... Eh carichi delle storie del passato che neanche noi comprendiamo, e, e, non lo so... E, e, ecco, io ho voluto raccontare un gruppo di persone comuni che fanno delle cose eccezionali. E, per me le storie e, delle persone, delle scelte eccezionali sono sempre state un grandissimo motore proprio personalmente per migliorarmi. No? Ed è, è, ed è stato in qualche maniera questo film, in qualche maniera, una conseguenza di, di quello che stavo vivendo eh, ormai da mesi perché io racconto le storie come interprete, come attrice, no? storie del passato, eh, del presente, storie inverosimili, storie del futuro. Eh, sono delle storie e, sono, e credo, sempre creduto che tutte le storie che vado a raccontare vale la pena raccontare, ma in un certo punto della mia vita eh, mi sono trovata ad essere circondata da delle storie vere, eccezionali, eh, che mi sembravano più interessanti di quello che po potevo vivere sul set. E allora quello che stavo facendo ha perso forza, forza, non senso, ma forza, e eh, ho voluto fermarmi e, e, e raccontare quello che stavo vivendo. Col senno di poi ti voglio chiedere, eh, tu hai lavorato con grandissimi registi, anche registi, insomma, con Marchi Bugi, Sorrentino, Stefan Gagan, pensi che magari anche solo indirettamente qualcuno di loro ti abbia potuto influenzare nella tua prova da regista? O... Eh, tutti. Mm. Certo, tutti, qualsiasi tipo di esperienza, brutta o incredibile, è, è un'ispirazione e essere circondata da, da delle menti eccezionali perché stiamo parlando degli artisti, stiamo parlando delle persone che hanno una visione e difendono questa visione e mi ha fatto crescere, certo io non sono la stessa persona di vent'anni fa. Ma non lo è nessuno, però ehm, è come se mh, è un corso accelerato di meraviglia quando uno lavora con, eh, con gli artisti di questo genere, ma non parlo solo di registi, anche eh, naturalmente gli attori, no? questi esseri stranissimi che spaziano tra, non lo so, mh, vari mondi, varie epoche, oppure, ma anche i tecnici del set, per esempio. Gabriella Pescucci, con quale ho fatto una serie, eh, Domina, eh, quello che mi raccontava sui tessuti, sulla qualità dei tessuti e che viaggio fanno questi tessuti, e c'è questo unico negozio a Venezia che vende ancora questo tipo di seta e questi bottoni e questi colori, che, ecco ci sono ehm, la parte tecnica anche, quello che... C'è dietro la macchina da presa, estremamente affascinante, è un mondo. Assolutamente, parliamo di premi Oscar, Gabriele Pescucci è un premio Oscar come tanti diciamo, premi Oscar che abbiamo, italiani, come Dante Ferretti che sarà anche lui presente al Filming Italy Los Angeles Festival. Quindi, veramente, la, la, poi anche l'amore, penso, per il lavoro, per l'attenzione, perché i dettagli poi fanno la differenza però ti volevo chiedere, questa serie è molto al femminile, secondo te c'è stato un vero cambiamento reale nella rappresentazione della donna in Italia? Reale? Eh, rea realmente ci si sta provando, eh, eh, ci sono più ruoli, ci sono più ruoli che ruotano attorno al mondo femminile, eh, c'è più richiesta dunque, eh, però ehm, manca la comprensione profonda eh, di come vogliamo raccontare questo mondo. Eh, però è un, è un momento di passaggio, inevitabilmente eh, è un momento estremamente importante, questo qua, perché non ci dobbiamo accontentare, non dobbiamo essere, eh, urlare vittoria perché ci sono state. Due donne al festival importantissimo, oppure perché, no, dobbiamo chiedere di più e dobbiamo fare di più. E penso che se vogliamo eh, raccontare mh, i, i nostri tempi, il nostro passato, per lasciare qualcosa per, per dopo, per i nostri figli, per i nostri nipoti, dobbiamo per forza inserire... La voce femminile, se no rimane sempre su un unico piano. E, e quindi io penso che bisogna anche sfruttare questo momento, e, ma non con l'aggressività, ma con l'apertura e, e con la sensibilità che hanno le donne. Sono d'accordo, però, considera che ho fatto fare uno studio al World Economic Forum che ancora nel mondo del cinema ci vorranno 50 anni per raggiungere sì. la parità. In donne sceneggiatrici, quindi sono felice che tu in questo caso hai fatto la regia, perché comunque abbiamo bisogno anche di donne registe che diano uno sguardo diverso. Abbiamo bisogno di direttori artistici donne, cioè siamo ancora pochissime in tantissime professioni, quindi c'è tanto da lavorare. Quindi, cioè per me eh, ero felice quando ho sentito che facevi questa regia, perché per me le donne che che sono già nel mondo del cinema che possono dare un contributo anche a avere più registe donne perché ancora sono poche rispetto al numero degli uomini anche per poi cercare di lottare per la parità dei salari eh, io mh, ci tengo anche a dire che non ero da sola a fare questo, questo progetto come non si è mai da soli ma sono molto felice perché le persone che mi hanno accompagnato erano persone eccezionali Marella Bombini la coautrice, la cooperatrice, la eh, co-tutto, compagna di viaggio, e, e Ilaria Fraioli, eh, la montatrice. Eravamo noi tre che ci siamo chiuse in una stanza per nove mesi per eh, fare questa, insomma, per montare questo, questo documentario in, metà in polacco, metà in italiano, per niente facile dal punto di vista proprio anche di come costruire il racconto, però è stato, eh, penso che, 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 che questo, questo sguardo, ecco, un po' una certa sensibilità e lucidità si sente e io lo vedo molto femminile, ecco, perché ci tengo a dire, perché non è solo la regia, cioè la regia è quello che firmo io, beh la regia. C'è sempre un insieme di cose, anche in un documentario, no? Il montaggio è tutto. perché tutto. Sono delle scelte come il montaggio è tutto in un film, eh, ma soprattutto in un documentario eh, dove c'è una storia e poi la storia la devi costruire dopo è fondamentale. Hai già qualcosa in serbo per il futuro, qualche progetto? Sì, sì, oh, sono piena di, di idee. Sono piena di idee, ma non, non vorrei eh, sono anche scaramantica da morire, cioè tipo i gatti neri, le scale eh, se dicono succede. Quindi non lo dico neanche con me stessa, però sì, ce l'ho. Io invece vorrei chiedere cosa cerca oggi Cassia Smutniach in un personaggio da interpretare, cosa cerchi oggi? No, oggi, oggi oggi è vero, no, si cambia, è vero. Sai che oggi non. Non, eh, non sono alla ricerca dei personaggi, sono alla ricerca delle storie. Io. Um, forse è finito in qualche maniera un peri periodo di mettermi alla prova eh, con il mio corpo, con la mia voce, con le mie emozioni come interprete. E, um, sento una voce sotto che mi dice di voler raccontare le storie che non trovo non mi arrivano, non leggo, non vedo e, e, e questa cosa io per anni l'ho presa un po' come una presunzione, no? chi sei tu per raccontarmi qualcosa, però c'è una certa presunzione anche nel fare il mestiere d'attore da naturalmente eh, certo. <ride> e quindi rimango in questa mia cosa della presunzione e proverò a raccontare le storie. Questo è molto bello, però i fans che ti seguono sicuramente sperano che ci sia domina. Diciamo che comunque continua anche la tua carriera di attrice, perché comunque io ho portato la serie in America, per esempio, l'anno scorso che è andata benissimo, e devo dire che tutti la amano. E a volte anche non so, penso che a volte anche un, attraverso dei personaggi dare degli stimoli alle donne per cambiare delle cose, per in qualche modo ribellarsi, per in qualche modo non. È molto importante anche alcuni messaggi che dei personaggi... Sì, sì, darci. no, ma da, Domina era una scelta precisa, mi sembrava estremamente interessante poter raccontare l'epoca romana, cioè la base della nostra civiltà dal punto di vista femminile, perché noi dell'epoca romana sappiamo eh, tutto quello che è stato scritto dagli storici che erano esclusivamente uomini. no? non solo gli storici, ma tutto quello che riguarda la nostra cultura, tutto quello che sappiamo di noi è stato raccontato dagli uomini. Se tu ti soffermi e eh. pensi a questa cosa, dice "Abbiamo un problema, no?". Domina mi sembrava un progetto importante, ma è un progetto importante nella mia vita. Ehm um, eh, e, e mi sembra anche stupido e francamente poco importante dire no non, non, non farò più attrice in questo momento mi va così e come dici tu? Va a momenti e, e basta, va a momenti considera che ancora nel nostro paese noi abbiamo un numero basso di attrici di registe donne, non so perché me lo chiedo ogni tanto però sono ancora un numero basso perché secondo te? Perché a volte è più difficile... Non so, si rischia di più, perché secondo te alcune donne sono scoraggiate da, da, al limite lo vogliono fare, e poi come dici tu, dice, per chi sono io per raccontare quella storia? Perché io cerco sempre di stimolare tutte le donne che vengono ai miei festi a dire devi fare la produttrice, la regista. Perché è giusto, secondo me, a volte essere anche completi perché lo puoi fare. Sì, sono d'accordo, ma ehm, non, non, non mi sento dire che questo è un fenomeno italiano, anche se nei altri paesi, per esempio in Polonia questo numero molto più alto eh, delle donne, eh, i tecnici del cinema o, o registe, scrittori e così via. E, sì, in Italia è troppo basso, ancora troppo basso, ma noi abbiamo un, un, un gap, un buco di troppi anni per riempirlo e quindi eh, questo è il momento di mettere delle basi per... Eh, per, per cominciare, perché ci sono finalmente i presupposti per farlo. Perché, perché era, mh, era molto difficile per, eh, molto più difficile rispetto a un regista uomo, per una donna, eh, poter ottenere i finanziamenti, per esempio, poter ottenere. Eh, cioè I grossi budget. i grossi budget. Perché? Wonder so Woman, è la fiducia, un esempio, che è una la regista donna. Lì. E Greta Gerwig, che adesso è campione di incasso dico finalmente. E finalmente, siamo <ride> tutti felici. E penso che, um, che questa è anche una naturale conseguenza di quello che... È, dei cambiamenti che stanno avvenendo da pochi anni da questa parte, onestamente. E, e sì, fondamentalmente c'è un, un grande... Uh, C'è un grande gap, un grande buco eh, che riguarda eh, i tecnici, perché è una figura tecnica e regista, eh, che eh, finiscono per esempio nelle scuole, scuole di, 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 di cinema, eh, probabilmente ha a che fare con, eh, con i budget, con la sicurezza di certe eh. no, produzioni di, di dare in mano il budget um, a delle più registe donne. Guarda, io francamente ho la... pensandoci ho lavorato con... Eh... ho fatto tipo più di 50 film, solo tre registe donne. Eh, se... La media piange. La media no, piange. No, infatti siccome noi abbiamo tanti giovani che guardano le nostre masterclass, che vogliono fare attrici, attori, regia quindi io vorrei che c'è cioè un nel senso, un aiuto, perché oggi i giovani hanno più difficoltà a volte anche se sembra che attraverso diciamo in qualche modo la, la connessione costante sei sempre connesso con tutto e tutti, però invece sembra più difficile perché a volte c'è meno meno il confronto invece di teatri off come ci raccontavano alcuni tuoi colleghi e, e di altri modi per migliorare crescere non attraverso i computer quindi volevo anche non so, un suggerimento a tutti i giovani che ci guardano? Ma mi verrebbe da dire, anzi no, è più facile, però ti devi buttare. Cioè, siamo noi che abbiamo meno fiducia, eh, proprio perché pensiamo che, siccome il mondo è aperto, la connessione, c'è cioè la possibilità di fare corsi, corsi online, c'è cioè la possibilità di girare qualcosa, buttarlo online, mandarlo in tempo reale a, a una produzione. C'è cioè da... serve tanta tigna deve essere proprio una voce, deve, il ra raccontare deve essere una necessità, ma una necessità assurda e, e quindi eh, quello che mi viene da dire a chi comincia è che nulla verrà facilmente, anzi devi sperare per te che non ti verrà il successo a prima occasione e questa è la più grande tragedia per qualsiasi artista ottenere successo all'inizio perché da lì quando sei in alto guardare sotto e sapere che non hai l'esperienza non hai le basi non conosci nessuno non conosci il sistema guardare sotto fa veramente paura invece se ti fai un percorso pian pianino ogni step sarà un in più non un in meno ogni piccolo step e invece se uno prende questa tigna ha una visione che non è una visione eh, influenzata troppo, che visione di un altro cerco di riproporre, di riproporre la stessa visione, no? Una visione, una precisa, diversa dagli altri. Vai avanti, um, perché hai più possibilità adesso, perché ce la puoi fare e non abbiamo più neanche così tante barriere linguistiche, se ci pensi, no? Quindi, non solo puoi spaziare, puoi viaggiare più facilmente senza muoverti da casa, puoi, puoi creare, puoi girare, puoi girare, puoi prendere il telefonino come ho fatto io e girare col telefonino. Non ti servono tutti questi enormi mezzi per cominciare, per capire come raccontare una storia. Qual è stata la, ad oggi la sfida più grande che hai dovuto affrontare nel tuo lavoro? Non lo so, la sfida più grande forse è rimanere coerenti con se stessi. È molto difficile questo. Um, ed è proprio una sfida. Mm. Eh sì, la coerenza. E poi di non sprofondare nell'insicurezza nell profonda, reale, che hanno tutti artisti, non solo attori. Noi si lavora sulle emozioni, quindi è tutto personale. Non riesci mai a distaccarti. È folle pensare che ti distacchi e quindi vai ad aprire una porta dove si inseriscono altre voci e spesso queste emozioni vengono utilizzate senza grande rispetto per queste emozioni, senza grande sì, comprensione. Sì. Sì. Ci, sono, ci sono dei registi che lo capiscono, gli altri prendono quello che gli serve, eh? ci sono vari modi, però... Ehm, non perdersi e rimanere coerenti è tantissimo. È una cosa molto difficile. Soprattutto quando fai un mestiere che, ehm, dove nell'arco di poco tempo sei tante cose, no? Sei tante cose. E allora ti è facile perdersi. Beh, da questo punto di vista, allora mi viene da, da chiederti rifaresti tutto quello che hai fatto a livello di, di carriera o magari col segno di poi dici quello potevo farlo differente forse quello potevo non farlo forse quello lo dovevo fare um, ma no F sì rifarei tutto magari qualcosa toglierei per la fatica inutile <ride> però fondamentalmente sì perché ho sempre imparato qualcosa su me stessa anche anche che ne so stare su un un set dove le cose non stanno andando come dovrebbero andare, e ecco però ti misuri con la tua pazienza, con la tua... sì, con la tua pazienza, e, e, e quindi, ma anche con la tua presunzione di giudicare una situazione, non sta a te, sta lì, fai il tuo, e quindi no, dovrei rifare tutto. Io sono molto contenta che non ho mai avuto un progetto che è stata una botta tremenda di popolarità. Cioè, è stato veramente se ci penso 50 film, Madonna, che crescendo. Sì, è stato un crescendo, ho fatto anche dei passi indietro, ma è giusto così, non è sempre tutto, capito? In scala che tutto ti sta andando bene, non, non è sempre così. A volte fai degli errori, a volte l'errore non dipende da te perché era tutto lì. Ma a volte il tempo è sbagliato per un certo tema di un film. No? Eh, a volte i puntini non si uniscono, a volte, stranamente, non ci sono i presupposti. Si uniscono tutti i puntini: boom, montaggio. Arriva il montaggio ed eccolo il film. Quindi, però, la più grande fortuna che ho avuto è che io non ho mai avuto grande fortuna. Il successo è pericoloso? <ride> oh, il successo è pericoloso, dovrebbe arrivare molto tardi. Guarda, io sono così serena perché non mi è, Non ho mai. Eh, a volte mi arrabbio, mi incazzo e dico: Madonna mia, ma perché mi viene così facile? Che fatica. Però se mi guardo indietro, sì, ho fatto tanta fatica. Però l'ho fatta... È più guadagnato, è più, più oh, lottato. Sempre più guadagnato, più sì, 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 assolutamente. Eh, L'unica cosa che, ecco, che, che magari mi dispiace è che non riesco a godermi i momenti belli di trionfo, diciamo, perché sono momenti, francamente, sì, sì. È un periodo, sono momenti. Mm. Un premio, un film, sì. qualcosa che va bene, no? Qualcuno che parla bene, che il pubblico che lo premia, così. Non me li godo mai, perché... E ci sono stati, ci sono sempre più momenti che ti buttano giù e di io. quelli belli. Certo. Allora, per forza di cose, per una protezione, credo che mi son, ho creato un muro di distacco. Va male? Eh, vabbè, va male, non mi tocca, va bene, va bene, contenti altri, a me non mi tocca. È un po' brutta come cosa, però è, ormai è così, sono eh. troppi anni. No, voglio farti due domande che abbiamo fatto a tutti i nostri ospiti. Allora, se tu potessi prenderti un caffè con un personaggio del passato che non c'è più, un regista, un'attrice, un attore, con chi avresti voluto conoscere? Fellini. Grande. <ride> eh, Fellini, veramente... Già, starei probabilmente in soggezione, non manco una parola però. Probabilmente sarebbe un caffè pallosissimo, però mi sarebbe piaciuto conoscerlo, sì. E poi invece un'altra cosa che tutti i nostri giovani che sono sempre all'ascolto ci chiedono: cioè, potete chiedere ai personaggi, perché a volte sembrano persone inarrivabili, cosa fai nel tuo tempo libero? Cioè vogliono sapere, a volte non è che uno è sempre regista o sempre attrice o sempre sul set, quindi c'è anche un tempo libero personale. Ah no, il mio tempo libero è più tempo, cioè è la mia vita, poi c'è il lavoro che è sempre meno tempo, a quale dedico sempre meno tempo. E cosa faccio nel tempo libero? Eh, potrei dire la mamma, e poi qualcuno magari ride perché sono fin troppo attiva per però sì oggi adesso che ne sono, sono venuta col motorino fa freddo non ho preso guanti torno vado a prendere mio figlio che arriva con l'autobus da scuola andiamo al super a fare la spesa e pensavo di fare il brodo quindi mi sono fatta una lista per fare questo brodo quindi stasera brodo e la pastina perché lui ad ora è un po raffreddato bene e stasera mi sparo un film su mubi eh, oppure quello di scozzese che è, ecco mh, questo, questo oggi in realtà eh, stamattina mi sono svegliata prestissimo ho lavorato su un podcast perché sto facendo un podcast su Moore eh, che, quindi sto lì con la casa piena di fogli in due lingue È ah, bellissimo perché anche Filming di Los Angeles fai podcast quindi bene. adesso seguiremo il tuo podcast okay. su Moore. bellissimo quindi, so, piena, di, piena di di, di di, di fogli, piena casa e piena di fogli, quindi devo sgomberare idea. i fogli per mettere i tre piatti per il brodo e domani mi sveglio sempre presto, e vado in palestra perché da tre giorni che vado in palestra che sia, non tre anni, tre giorni eh Sì, perché noi donne a volte diciamo dobbiamo tre fare È un la periodo. palestra no, no, lascia perdere. quindi domani Però, va che ecco, sia chiaro bravo, vado in palestra da tre giorni palle. che Domani vado in palestra, eh. mi rimetto a lavorare su, su questa cosa da Bellissimo. casa ascoltando un po' di buona musica. Quando sarà questo? pronto il, anche il podcast? Ma movie? non lo ma guarda appunto, quando sarà pronto, eh se no, vado perché comunque così, così non lo così finirò mai. Tutti lo aspettano, fa la puntata, ecco a No, così. è puntate, ecco. sì, è il problema che metà in polacco posso farlo solo io. Certo, quindi, certo. Eh. No, comunque è stato un piacere, ma noi siamo invece contenti perché noi amiamo le donne, supportare le donne. Il festival è un festival che quest'anno celebra i 50 anni anche The Women in fill Los Angeles con cui noi siamo partner da tanti anni. Quindi noi abbiamo creato un premio che è il Woman Power Award, proprio per un po' provocatorio come nome, perché cerchiamo di insomma, per donne forti, donne che ecco, sfidano in questo caso. Una nuova regia, una nuova regista che speriamo che faccia tanti altri progetti, quindi veramente il festival amato, il tuo documentario, il tuo film e quindi noi ti consegneremo il filminghita e Los Angeles Woman Power Award, ma ci dispiace che non te lo consegniamo a Los Angeles, ma te lo consegniamo qui eh, diciamo, e poi porteremo eh, diciamo, le immagini al festival di Los Angeles, sperando che la prossima volta tu possa esserci invece dal vivo proprio con tutto il pubblico. Grazie mille, grazie. Th